Salve a tutti e benvenuti qui su Lestep. Eccoci qui finalmente con il nuovo aggiornamento del plugin Vital. È un sintetizzatore wavetable potente, versatile e gratuito. Eccolo qui finalmente, la versione in questione è la 1.5.3. Ovviamente ho fatto un bel video riguardo su come utilizzarlo proprio da zero. Vi ho fatto vedere anche come creare dei suoni. Vi lascio ovviamente come al solito i link nella descrizione, ma anche qui nelle schede. Cosa è successo in pratica con questo plugin? Vi racconto così velocemente. Io sapete che ormai lo sto utilizzando praticamente quasi sempre, anche se non faccio musica già da un bel po' di tempo, però ho installato appunto questo plugin già da molto tempo, diciamo 5-6 mesi su per giù. La versione in questione che avevo prima era la 1.0.8 e mi sono chiesto se c'era qualche aggiornamento, perché comunque avevo dei problemi, avevo alcune volte dei freeze, cioè si bloccava e poi dovevo chiudere Ableton. Che è successo? Che io cercavo un aggiornamento, perché ovviamente sicuramente ho detto sarà un bug, qualcosa che sistemeranno. E quindi cosa ho fatto? Sono andato sul sito, ovviamente, e ho cercato se c'era una versione più recente. E così non è stato, visto che dopo tutti questi mesi ho detto, ma come può essere? Ancora la 1.0.8? Quella che la versione che avevo io? Strano, dopo tutti questi mesi mi sono detto, vabbè, sicuramente, dato che è un progetto gratuito, non ci sono stati abbastanza fondi per appunto portare avanti questo plugin. Può capitare, no? Peccato, mi sono detto pure. E cosa ho fatto? Ho cercato, pure non mi sono fermato, perché ho detto, vediamo, aspetta, voglio vedere se c'è qualcosa magari che mi sono perso. Sono andato su Discord e lì ho visto che c'era una community abbastanza attiva. Mi sono informato sulla versione. E infatti l'ultima versione era la 1.5.3. Però quando l'ho visto io qualche settimana fa, non era ancora disponibile per chi ovviamente non ha un piano pro, perché questo plugin è sì completamente gratuito. Ovviamente ci sono anche dei piani, quindi ci sono dei piani pro, dei piani per supportare il progetto, che vi permettono appunto di fare altre cose. Ovviamente con la versione free avete già comunque tutto praticamente. Poi se pagate potete fare tipo un abbonamento mensile, avete qualcosina in più a livello di contenuti, ma soprattutto per supportare il progetto. Questa secondo me è la cosa più importante. E quindi ho visto che appunto la versione 1.5.3 era solo disponibile per chi aveva appunto un abbonamento con questo plugin. E nel giro di qualche giorno ero così su Twitter, raramente ci vado su Twitter, però quel giorno, così, e ho visto che Matt, mi sembra che si chiami così, ha pubblicato, che appunto è il creatore di questo plugin, e ho visto che ha detto Vital 1.5.3 is out now, è fuori adesso. Subito mi sono precipitato sul sito, ho subito scaricato l'ultima versione e quindi mi sono detto, no, ci devo fare assolutamente un video. Eccomi qui. Ripeto, c'è un tutorial mio completo su questo plugin, perché oggi andremo a vedere velocemente quali sono state le novità, e quando dico velocemente sapete come sono io. Eccoci qui sul sito, ovviamente ve lo lascio come sempre nella descrizione. Allora, per scaricare l'ultima versione si clicca su ovviamente Get Vital. Ecco qua. Qui siamo in questa schermata dove qui ci sono appunto i diversi piani che ci mette a disposizione. Ovviamente qui, ripeto, pagando $5 al mese, oltre a supportare il progetto, così anche come con gli altri piani, potete avere delle aggiunte, ma potete avere altri vantaggi, come magari soprattutto il primo accesso, quindi l'accesso anticipato alle nuove features, e potete ovviamente avere la priorità nel supporto, avere altre skin, eccetera eccetera. E per scaricare invece la versione gratuita si clicca su Basic Free. Cliccando qua vi chiede di creare un account, è veloce, gratuito, quindi non ci vuole niente. Vedete che già in automatico è stato fatto l'accesso con il mio account, perché già l'avevo creato. E in cima vedrete l'ultimo aggiornamento. Nel momento in cui sto registrando questo video, l'ultima è la 1.5.3. E ovviamente poi si va a cliccare sul sistema operativo che avete voi. Una volta aver scaricato il plugin, si installa come al solito e basta. Eccoci finalmente qui. Allora vi faccio vedere la prima novità, il primo miglioramento riguarda l'apertura e la chiusura del plugin. Prima era, ci stava qualche secondo in più, adesso guardate, appena clicco qua per aprire il plugin, velocissimo, guarda, mi dà questa sensazione di, ma anche nella chiusura avete visto, cioè lo apro, lo chiudo, mi dà questa sensazione di leggerezza, di sicurezza pure, perché un plugin per me
pesante nell'apertura, nell'utilizzo. Mi dà questa cosa del madonna mia, adesso se tocco qua si blocca, si chiude, si fa. Invece no, questo qua lo sento bello leggero. Un'altra invece novità riguarda poi il design. Cioè, se lo vedete così vi sembra la stessa cosa, però qualcosina è stata migliorata. E poi hanno aggiunto una cosa davvero utile che riguarda praticamente questi due tasti qua che vedete, ok? Uno serve per andare indietro, quindi undo e redo. Quindi con questo si annulla, si guarda, se adesso io che ne so, faccio così e dico no, lo voglio tornare, come prima. Clicco qua, vedete? Tutto, almeno per quanto riguarda la maggior parte dei parametri, dei controlli, memorizza appunto lo stato. Così se io ad esempio magari sposto qua, faccio così, dico oh, aspetta, voglio tornare come prima perché magari non ho salvato il preset, clicco qua, vedete, e mi ritorna nello stato precedente. Oppure con questo ripeto. Ok, questa è una bellissima cosa. Poi questo non so se prima c'era, sicuramente sì, ma serve appunto per salvare il preset. Guardate che bello che vi fa vedere questa finestra e dietro tutto sfumato. Poi un'altra cosa interessante per quanto riguarda il parametro spectral morph, questo qua praticamente cosa abbiamo adesso? Cliccando qui, oltre a quelle che già avevamo, abbiamo adesso anche data compress, spectral filter, spectral flanger e spectral phaser. E allora andiamo a vedere il primo. Ok, abbiamo preso come riferimento la forma d'onda saw. Ok, praticamente mi va a togliere delle informazioni per quanto riguarda le frequenze alte. Andiamo a prendere un'altra forma d'onda, ad esempio, vabbè, questa c'è poco da togliere, vedete, non cambia perché appunto va a togliere le frequenze alte, tipo un filtro. Faccio vedere con lo span. Questo è quanto. Ah, dimenticavo, ce n'è un'altra, c'è un'altra cosa che hanno aggiunto, c'è questo qua, random amp. Random amp praticamente mi va a fare una cosa random per quanto riguarda l'ampiezza della forma d'onda. Guardate, se lo metto ovviamente tutto così al minimo non succede niente, anche se clicco qua, perché la cosa importante da fare con questa funzione random amp è cliccare qua per appunto randomizzare l'ampiezza della appunto web table. Ovviamente vedete che adesso se io mi sposto, andiamo a prendere di nuovo la saw, ok, questa qua, benissimo, guardate che se io adesso lascio come prima non c'è, è tutto diciamo così, vedete, non succede niente. Se metto random amp, ops, eccolo qua, e poi cliccando anche su questo tasto, guardate che mi fa appunto, come dicevo prima, a randomizzare l'ampiezza. Ok, utilizzo questa. È un modo carino per quando magari non avete lo spunto giusto, non avete appunto magari una forma d'onda che vi può interessare, invece di andare a cercare in tutto questo elenco, direttamente potete utilizzare questo, fare, cliccare su questo tasto e vedere quale appunto farà a vostro caso. Le ultime tre invece sono queste qua, che sono davvero interessanti. Proviamo Spectral Filter, ok? Già vedete la modifica. In pratica possiamo utilizzarlo anche così, così come sto facendo adesso io, vedete? Muovendo questo parametro con appunto la funzione filter, ma cliccando su questa matita io posso andare a vedere questo riquadro qua, che è simile a quello che abbiamo qua per i vari LFO. Qui ovviamente avete sempre le solite cose, avete la possibilità di utilizzare altri tipi di curve, vedete? Square, oppure potete andare a modificare, così come si fa anche qua, andare a modificare a mano e andare a disegnare quella che più vi piace. Vedete, mettere step e poi cliccando qua potete disegnare questa cosa e vedete qua la cosa bella che cambia in tempo reale, vi fa vedere qui in questo grafico come cambierà la appunto la forma d'onda. E qui avete un controllo spectral phase per cambiare appunto la fase. Ora riporto come prima, utilizzo il tasto per tornare indietro, vedete, memorizza tutto, fantastico. In pratica appunto questo, immaginatelo come un equalizzatore, da qui avete le frequenze alte e da qui avete le frequenze basse. Ora vi faccio capire bene, quindi io lo metto tutto così a sinistra corrisponde da questa parte, quindi se questo io lo abbasso, vedete che sto togliendo le frequenze alte. Ok, lo abbasso, faccio un altro punto e lo abbasso.
Vedete come sto togliendo da questa parte le frequenze alte? E si è diventata tipo una sinusoide. Invece se lo sposto appunto verso destra questo parametro, vedete che posso andare a togliere. Magari lo metto così. Senza basse, senza frequenze basse. Adesso sì. Vedete? E poi la cosa bella è posso fare l'automazione di questo parametro. E posso disegnare, posso fare... Andiamo... Sì? Wow! Se invece abbasso... Ok, sto togliendo le frequenze alte. Quindi ripeto, è come un equalizzatore. Da questa parte le frequenze alte, poi le frequenze medie e le frequenze basse. E poi con questo vado a controllare appunto il filtro e mi posso spostare appunto all'interno di queste curve che appunto ho disegnato. Poi c'è ovviamente, possiamo provare quella... Questo è quello appunto normale filtro. E poi c'è flanger, che utilizza dei filtri diversi ovviamente. Senza, abbastanza statico, abbastanza fermo, metto questo. È carino, è da, diciamo, da smanettare, da provare un po' per creare una wavetable più interessante. Poi abbiamo phaser, ok? Avete sempre questa matita per andare a controllare, come al solito, appunto le varie curve. Crea dei filtri diversi. Flanger. Phaser, filter. Filtro è più interessante perché va appunto a giocare un po' più sui tagli delle frequenze. Andando poi nella scheda Advanced praticamente, dove qui possiamo controllare in modo appunto più accurato le varie voci e altre impostazioni globali appunto di questo sintetizzatore. Andiamo a vedere questa qua praticamente, per farlo vedete che non possiamo fare niente, è tutto così oscurato, perché dobbiamo abilitare, ovviamente dobbiamo mettere più voci. Io in questo caso ne ho una, quindi ne metto 4. Magari mettiamo tipo una so. Magari mettiamo un'ottava più alta, così vi faccio capire meglio. Ok, oltre a quelle che abbiamo già ovviamente nella versione precedente, sono state aggiunte sostanzialmente due cose, Octave più 7 e Sub Harmonics. Quindi Octave più 7 ovviamente aggiunge una settima. Vediamo, ascoltiamo. Senza. Ok, invece questa qua è interessante. È interessante soprattutto utilizzarla sui pad. Andiamo ad ascoltare. È stata aggiunta appunto un'armonica bassa. Faccio vedere così, vediamo se riesco. Ok. Ok, vedete, dà più supporto. Per questo ho alzato l'ottava, così vi faccio capire bene. Perché se io poi abbasso, un po' si rovina. Invece così... E qua potete controllare, potete andare a miscelare questa appunto, questa armonica qua aggiunta. Così normale, così potete metterlo tutto al massimo e controllare. Poi ovviamente le varie, gli altri parametri che abbiamo visto nel tutorial completo e che vi invito a vedere, perché almeno potete avere un quadro generale di come funziona tutto quanto. E basta, qui abbiamo visto tutto, sì. Io infatti ho creato un bel pad insomma. Si può fare di più, ma comunque ho creato questo. Con la funzione Sub Harmonics. Senza. Questo invece dà più corpo. E infine altre piccolezze che sono state fatte riguarda ad esempio il browser. È stata ad esempio migliorata la ricerca, perché prima era un po' più lenta quando si dovevano cercare tra tutti i vari preset. Magari se avete soprattutto tantissimi preset, adesso diciamo che è più veloce appunto a ricercare quello che vi serve. Ad esempio andiamo a vedere tipo base, ecco qua, vedete. E poi anche il fatto che memorizza lo stato attuale, cioè nel senso, se io adesso sono qui, sto provando alcuni preset, dico va bene, vediamo questo. Ok, adesso aspetta, non devo chiudere un attimo perché devo fare delle modifiche sulle note, ok. Faccio quello che devo fare, riapro il Vital, guardate, e mi riporta di nuovo qua. Non ha praticamente chiuso tutto, ma
appunto memorizza lo stato, ok? Così velocemente io posso riprendere da dove ero prima, ok? Dico ero qua, ok? Adesso provo questo, ok? Chiudo, faccio quello che devo fare, riapro e vedete che sono sempre qua. E poi adesso è stata anche aggiunta la possibilità di salvare il preset come predefinito, cioè io questo lo voglio sempre ogni volta che apro un nuovo Vital. Mi ritrovo sempre con il preset che io ho impostato come predefinito con questa funzione qua. Poi, dato che c'è anche una versione standalone, quindi potete utilizzare appunto questo plugin anche senza avere Ableton, c'è anche adesso il supporto per l'ASIO, per il driver, ok? Così appunto potete avere più impostazioni con l'ASIO, potete andare anche a controllare la latenza e altre cose di questo tipo. E poi un'altra cosa carina che è stata fatta, andiamo appunto a resettare, che inizializza, è stato fatto per quanto riguarda l'editor del wavetable. Quindi vi faccio rivedere cliccando sulla matita. Qui siamo sull'editor e dove possiamo appunto modificare, creare, fare tantissime cose per quanto riguarda appunto la forma d'onda. È stato aggiunto il tasto, praticamente questi due tasti, uno per normalizzare la forma d'onda e l'altro per rimuovere il rumore DC. Ora vi faccio vedere io, adesso mi pare che sì, disattiviamolo così vi faccio vedere come prima. Vado a prendere, che ne so, vado a caricare uno snare, lo faccio veloce perché tanto ripeto, ho già fatto un video a riguardo, voglio importare un file out. Ad esempio questo lo metto qua. Ad esempio in questo punto vedete che se metto play si sente pianissimo, ok? Quindi lo posso sì fare tramite altre impostazioni, però c'è questo tasto che vedete qua me lo fa vedere, mi va a normalizzare. Ok, adesso sento più forte. Prima, dopo. E questo per rimuovere alcuni disturbi. Davvero interessante questa cosa. Mettiamoci qua, ok? Magari abbasso l'ottava. Senza, pianissimo. Infine, poi c'è anche un utilizzo della CPU ottimizzato per frequenze di campionamento superiori a 48.000 Hz e poi anche il supporto nativo per quanto riguarda l'Apple Silicon. Ovviamente nella descrizione vi lascio praticamente tutta la lista delle cose che sono state aggiunte e sistemate. Va bene, ed eccoci qui per darci i saluti. Come avete visto, non ci sono state tantissime cose aggiunte, però comunque vedo che adesso è più maturo come appunto sintetizzatore, come plugin. Ancora lo devo testare bene, a dire la verità, perché prima avevo, ripeto, un problema per quanto riguarda gli effetti. Fatemi sapere la vostra a riguardo, mi raccomando. Se state utilizzando questo plugin, fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere come vi trovate, fatemi sapere se volete altri video a riguardo, e insomma, fatemi sapere quello che vi passa per la testa. Noi ci vediamo quindi per il prossimo video, una buona continuazione, ma soprattutto una buona musica. Ciao!